Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Oggi vi parlo di un titolo basato su un personaggio bonelliano che però non è una semplice ritematizzazione di un classico gioco. E precisamente vi mostrerò il gioco di Tex, Fino all'ultima pallottola. Gioco di Lorenzo Tucci Sorrentino, Giuliano Acquati e Simone Luciani per 2, 4, 6 giocatori della durata di circa 60 minuti a partita. Edito dalla Cranio Creations e dalla Sergio Bonelli Editore, che ringrazio per avermi fatto mettere le mani appunto in anteprima su questo gioco di sparatorie sempre più veloci. Andiamo a vedere. Recensioni minute. Na 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 na. Recensioni minute. Simuliamo una sfida 2 contro 2. Durante ciascun round si attraversano diverse fasi. La prima è la fase degli eventi, quindi viene girata la prima carta, se ne legge l'effetto ed esso modificherà le regole per il round in corso per tutti i giocatori al tavolo. Dopodiché, al via e contemporaneamente, i giocatori cominceranno a lanciare e rilanciare i propri dadi, eventualmente bloccando uno o più dadi a proprio piacere se le facce risultanti sono interessanti. Si continua fin quando non avete bloccato tutti i vostri dadi disponibili e allora dovrete piazzare la vostra miniatura nello spazio libero più a sinistra di questa traccia. Facciamo in questo modo, ad esempio. Ora, seguendo l'ordine di turno che è stato creato in questo modo e continuando a ciclare, ciascun giocatore potrà fare un'azione spendendo i propri dadi e piazzandoli quindi nello spazio dadi utilizzati. I dadi usati potranno essere ad esempio due ferri di cavallo per generare un nuovo evento, due dadi qualsiasi per prendere una pallottolina che servirà da jolly per le azioni successive, un cappello per pescare una carta azione generica o due cappelli per pescare una carta azione personale che è molto più potente e soprattutto caratterizzante il proprio personaggio. Infine potrà spendere i simbolini riportati in alto a sinistra sulle carte per applicarne l'effetto. Semplicemente si spendono i dadi e si legge che cosa succede. Potremo aiutare i nostri compagni, curarli o addirittura ferire gli avversari. Ogni ferita comporterà di spostare un proprio dado, attivo o non attivo, nell'ospedale della propria fazione. Quando tutti hanno deciso di passare, semplicemente ogni giocatore raccoglie i bonus che sono scritti qua o addirittura i malus che sono riportati nell'ultima posizione, ad esempio sposta un dado nell'ospedale. In questo momento, se un giocatore ha sulla propria scheda personaggio due o meno dadi, quel personaggio è ferito gravemente. La fazione opposta fa un punto, quel personaggio torna in vita ripristinando tutti e cinque i propri dadi. Si inizia così un nuovo turno e si continua a giocare fino a quando non finisce il mazzo degli eventi, in tal caso vince la fazione che ha il segnalino spostato più verso il proprio simbolo, oppure in qualsiasi momento della partita se una fazione ha il segnalino esattamente sul proprio simbolo fazione, è dichiarata vincitrice. Come avrete capito, il gioco è davvero semplice da spiegare e da apprendere. Tutto si basa però su questa armonia di squadra, su una piccola pianificazione a inizio turno e durante la fase delle azioni e soprattutto sul colpo d'occhio nel lanciare i dadi. C'è infatti questa fase frenetica che deve essere un minimo pianificata. Dovete decidere di squadra quali carte vorrete attivare o quali spazi del tabellone, quindi quali facce dei dadi cercare di ottenere. Dovrete un po' valutare mentre lanciate questi dadi velocemente se la faccia può essere tenuta oppure vabbè provo a rilanciare per fare qualcosa che possa servirmi di più. E vi dico che però un'altra decisione interessante da prendere in questa fase è: posso decidere di finire prima nonostante non abbia dei dadi molto interessanti? Perché ad esempio il primo spazio vi permette di recuperare un punto vita e addirittura prendere una pallottolina bonus, quindi in alcuni casi non vi nego che vi verrà la tentazione di avere una faccia bianca, quindi totalmente inutile, ma piazzarvi per primo sugli spazi e quindi ottenere il bonus a fine del round. C'è poi questa dinamica di squadra da gestire. Ci sono carte che permetteranno di curare punti ferita, di passarsi delle carte, di schivare colpi. Potete schivare colpi voi, ci sono carte che permettono di schivare colpi ai vostri compagni. Ci sono carte che fanno scartare dadi. Quindi dovete decidere abbastanza bene in che ordine utilizzare le vostre carte, in che ordine consumare i vostri dadi ed eventualmente quando sarete costretti a scartarli, quali dadi scartare e quali dadi tenere per avere delle azioni successive. Insomma, c'è una piccola pianificazione che dà anche un bello spirito di squadra e soddisfazione. Ci sono poi diverse strade che si possono percorrere anche a livello, diciamo, strategico. Una di queste potrebbe ad esempio essere quella di prendere un paio di punti di vantaggio nei primi turni e poi decidere di squadra di continuare semplicemente a girare nuove carte evento, in modo tale che il mazzo finisca e la partita termini il più velocemente possibile. Questo mette molta pressione al tavolo, costringe i vostri avversari a prendere decisioni che siano ottimizzanti, ma allo stesso tempo comporta un grosso rischio per voi, perché se poi i vostri avversari riescono a prendere vantaggio perché magari trovano delle belle carte fucile, ad esempio Tex spara molto forte, vi dico già questa cosa, beh, potreste rischiare che avete lavorato per l'altra squadra.
Visto che parliamo delle abilità dei personaggi, vi dico che sono davvero molto asimmetrici fra di loro. Tex appunto è molto bravo a sparare, può fare anche danni alla squadra o tanti danni in un colpo solo. Ma c'è ad esempio un Mephisto che non spara così bene, ma ha una sorta di magia di fondo, può modificare gli eventi, può addirittura fare delle contromosse. Insomma, non vi svelo tanto perché è la prima partita, ognuno si può guardare il suo mazzetto e quindi avere un po' la sorpresa di cosa potrebbero fare le carte degli avversari. Chiudo con una piccola parentesi sulla scalabilità, vi dico che in due giocatori diventa più interessante la parte di lanciare i dadi e di piazzarsi velocemente sulla track dell'iniziativa, perché fondamentalmente uno prende il bonus e l'avversario prende un malus, quindi c'è un duello diretto, c'è un veloce divario fra i due giocatori e si sente un po' questa sfida. Allo stesso tempo però perdete la dinamica di squadra, addirittura alcune carte azione perdono di molta efficacia o addirittura diventano praticamente inutili. Diventa invece molto interessante giocare in 6 giocatori, ma anche in 4 giocatori è un buon gioco perché si creano queste dinamiche, c'è una buona discussione al tavolo, ci sono ovviamente le prese in giro fra le due fazioni e se avete capito come funziona il gioco capirete anche perché non si possa giocare in 3 o in 5, perché sì, un giocatore potrebbe pilotare due personaggi ma vuol dire lanciare due volte i dadi, quindi o avete le mani molto indipendenti e anche gli occhi e il cervello riescono a gestire due personaggi contemporaneamente o banalmente uno dei due personaggi sarà sempre l'ultimo a essere piazzato sulla track iniziativa. Chiudo invitandovi quindi a fare una prova di questo Tex. Mettetevi nell'ordine di idee che avete una fase concitata in cui dovete andare più distinto e una fase più riflessiva. Quindi mettetevi in questa doppia modalità e vedrete che affronterete il duello nella maniera corretta. Con questo finito, vi saluto e vi dico ciao e alla prossima!